Introduzione ad Alessandro Manzoni e ai Promessi Sposi. Ecco, ovviamente anche lui ha fatto un'introduzione ai Promessi Sposi, quindi non confondiamoci. La volta prossima faremo la sua introduzione ai Promessi Sposi. Questa volta invece facciamo la nostra introduzione, giusto per dire le cose fondamentali che occorre sapere. Per esempio, che è nato a Milano il 7 marzo del 1785, è nato dal conte Pietro Manzoni e da Giulia Beccaria. Ma le voci che circolano, eccetera, le chiacchiere della gente, no? Dicevano che Alessandro Manzoni non era nato dalla relazione matrimoniale tra Pietro Manzoni e Giulia Beccaria, ma era nato da una relazione extraconiugale. Ebbene, le voci che circolavano erano giuste. Nel senso che effettivamente, come dire, Giulia Beccaria amava di fatto, senz'altro, molto di più Giovanni Verri rispetto al marito, perché suo padre, che era tra l'altro Cesare Beccaria, famosissimo, importantissimo scrittore del libro dei Delitti e delle Pene, no? Uno degli illuministi più importanti dell'Italia del Settecento, però aveva un po' trascurato la figlia e l'aveva accasata, diciamo così, l'aveva fatta sposare a questo conte senza tener conto, diciamo così, delle aspirazioni anche sentimentali della figlia, capite? Ecco, quindi che effettivamente, no, Alessandro Manzoni è nato da questa relazione. Il rapporto, infatti, fra Giulia Beccaria e suo marito Pietro Manzoni è sempre stato un rapporto molto freddo, distaccato, tanto che poi si separarono di fatto. Bene. Ecco, dal 1791 al 1801 c'è la formazione, appunto il periodo, dicevamo, della separazione dei genitori. E Alessandro Manzoni è costretto, diciamo, a vivere con suo padre, con il quale ha, ripeto, anche lui questo rapporto abbastanza distaccato. Quale padre? È un padre un po' bigotto, diciamo così, nel senso una persona, appunto un conte, un aristocratico, di vedute un po' ristrette, e vuole che il figlio frequenti i collegi dei Barnabiti e dei Somaschi, eccetera. Ma Alessandro Manzoni ha uno spirito acuto, intelligente, piuttosto vivace intellettualmente parlando, e quindi non ama queste imposizioni. Questo sarà il motivo per cui Alessandro Manzoni, in quegli anni, che però erano gli anni anche della Rivoluzione francese, no? E quindi delle nuove idee che venivano dalla Francia, si allontana decisamente dalla religione cattolica, prende in giro i suoi insegnanti che sono dei preti, abbiamo anche le poesie o gli scritti, insomma, di Alessandro Manzoni che, insomma, che testimoniano di questa evoluzione, insomma, di questa sua educazione, di questa sua formazione. La madre è lontana, la madre poi addirittura andrà anche a Parigi, si metterà con un altro uomo, un certo Carlo Imbonati, però, ripeto, lui è più attratto comunque dal mondo della mamma, il mondo della mamma quindi è il mondo dei Beccaria, dei Verri, è il mondo degli illuministi italiani, del caffè, di queste persone molto più vivaci intellettualmente parlando. Manzoni aderisce così alle idee giacobine rivoluzionarie del tempo, no? Ammira Foscolo e incontra Ugo Foscolo, e fra i due vi è un rispetto, una stima, un'amicizia, insomma, un'amicizia reciproca, volevo dire. Nel 1801, per esempio, scrive Del trionfo della libertà, un poemetto sulla Rivoluzione francese, in cui si esaltano queste idee giacobine della Rivoluzione francese. Frequenta i Beccaria, cioè quelli della famiglia di sua madre, anche se non c'è sua madre, no? Comunque frequenta questi intellettuali illuministi, post-illuministi, eccetera. È costretto a passare col padre, lo costringe tutte le estate, tu devi stare 2, 3, 4 mesi nella nostra villa al Caleotto, a Lecco. E lui è insofferente di questo, perché gli piace invece stare in città, perché a Milano sì che ci sono circoli intellettuali, salotti, letterari, e lì può coltivare davvero i rapporti intellettuali che lui ama, insomma, coltivare. Invece a Lecco c'è la gente di provincia, gente insomma che non capisce niente.
Sta di fatto comunque che queste vacanze nelle chiese, durante tutte queste estati, eccetera, gli verranno invece buone per la stesura del suo romanzo dei Promessi Sposi. Ma questo lui, quando è giovane, non può saperlo, prova solamente un po' di insofferenza. Qui, comunque, in questo periodo compone versi ispirandosi a Vittorio Alfieri, un altro grande e importante poeta del Settecento. Parini, incontra Monti, incontra Cuoco, altri intellettuali, soprattutto il Cuoco, no? Un intellettuale napoletano molto vivo, vivace, che aveva appoggiato la rivoluzione francese anche nell'Italia meridionale. Poi aveva scritto un libro in cui aveva spiegato come mai la rivoluzione francese non aveva vinto, diciamo, nell'Italia meridionale, c'erano stati i sanfedisti, cioè quelli che avevano fatto una specie di crociata contro i giacobini rivoluzionari francesi, eccetera. Perché? Perché non aveva attecchito nel popolo, cioè quelle idee erano rimaste a livello di un'intelligenza, quindi della borghesia, degli intellettuali e basta. In questo saggio sulla rivoluzione passiva, no? Che ha scritto Cuoco, che è molto importante. Ecco, quindi che lui dice, ecco, attenzione però, non si possono imporre le idee così senza tener conto dei valori, degli ideali del popolo e delle scelte individuali della persona, quindi e così piano piano iniziano a insinuarsi dentro Alessandro Manzoni queste idee che poi saranno le idee del romanticismo, no? Quindi questa idea della tradizione del popolo, dell'identità del popolo che non deve e non può essere messa da parte. Ancora in questi anni lui sviluppa una sua ricerca personale di qual è la verità. No, abbiamo detto che è sostanzialmente ateo in questo periodo, però questo non vuol dire che non ricerchi la verità, che non ricerchi il senso, il significato, le risposte alle domande fondamentali che ha l'uomo. Nel 1805 finalmente può andare a Parigi da sua madre, la cosa che ha sempre desiderato fare, come abbiamo spiegato prima. Solo adesso conosce la madre, la frequenta. Per 5 anni fino al 1810, anzi anche di più, perché da questo momento in poi la madre avrà un influsso importante sulla vita di Alessandro Manzoni. Ecco, praticamente quando lui arriva a Parigi, sostanzialmente muore quell'uomo che era stato insomma, come dire, il compagno di vita di Giulia Beccaria, quel Carlo Imbonatila. La madre, gliene parla talmente bene ad Alessandro Manzoni che lui, colpito dalle cose che gli dice sua madre, scrive la sua prima grande poesia, che si chiama appunto Il Carme in morte di Carlo Imbonati. Poi frequenta gli amici della madre, che sono degli intellettuali francesi post-illuministi, no? Quindi che risentono ancora tanto dell'illuminismo, ma che sono anche in una fase, diciamo, di evoluzione del pensiero, no? Quell'evoluzione del pensiero che porta, dicevamo, verso il romanticismo. Per esempio Fauriel, no? Qui scrive poi sempre tante lettere in francese, no? Chauvet. Ecco. In questo periodo scrive il suo ultimo poemetto mitologico. Allora si faceva poesia scrivendo di miti greci, romani, eccetera, pagani, insomma, eccetera. E lui fa quest'ultimo poemetto. Una volta che però finisce di scrivere questo poemetto, dice: no, non ne faccio più di queste cose, perché io voglio scrivere della realtà, voglio scrivere di cose vere, reali, no? Non voglio scrivere di cose inventate dai greci, dai latini, millenni fa, no? E quindi dice: voglio essere più profondo e sincero. E questo anche un periodo, infatti, in cui gli intellettuali, soprattutto questi intellettuali francesi, Cabanet, Destutt de Tracy, eccetera, riflettono molto sul senso della storia, sull'importanza della storia, della realtà. E lui è affascinato da questo. Sì, voglio parlare del vero storico. Anche nella poesia voglio metterci il vero storico. Poi voglio metterci il popolo. Non voglio fare come quei francesi che volevano occupare l'Italia meridionale senza tener conto del popolo, no? Ecco, nel frattempo, anche diciamo, su spinta della stessa sua madre, Giulia Beccaria, inizia a frequentare una ragazza francese, Henriquetta Blondel, che comunque aveva anche dei rapporti con i Beccaria in generale, in Italia aveva una casa, eccetera. E
e che era una bravissima ragazza, insomma, no? Però lei era religiosa, lei era calvinista in realtà, non era cattolica, no? Però diciamo tra i due nasce un amore, una passione molto profonda e quindi i due si sposano. Sì, No, dimmi, dimmi. però lei era religiosa perché c'era qualche problema? No, perché Lui no. lui non era religioso ancora, lui era Ah. ancora ateo. Di per sé in questo periodo Alessandro Manzoni è ancora ateo. Però colpito dalla frequentazione già di questa ragazza, no? In cui, e comincia a pensare, no, ma allora la religione non è qualcosa che è così astrusa come era stato, non so, per esempio, come la vedeva quando era un giovane, gliela insegnavano, gliela imponevano suo padre, i professori, insomma, di quei collegi religiosi, eccetera, no? No, può essere anche qualcosa di molto profondo, di molto vero, che ha un legame con la verità della vita, della storia, no? E così nel 1808 sposa Enrichetta Blondel con un rito civile e protestante, perché lei è protestante, no? E poi ritorna a Parigi. In questi anni fa un po' la spola fra l'Italia e Parigi. Nel 1809 i due battezzano con rito cattolico la loro figlia che chiamano Giulia come la madre di Manzoni, no? Quindi come la nonna, no? Poi la chiamano Giulietta per dire piccola Giulia, ecco. Ma la cosa importante è questa, no? Che loro incominciano a frequentare dei preti cattolici, no? Che sono dei giansenisti, quindi dei preti molto rigorosi che vivono la loro religione in modo molto coerente. Non sono come un po' degli spacconi trionfalisti come erano i preti che aveva conosciuto Alessandro Manzoni al tempo, ad esempio, chiamiamo così, delle scuole superiori del liceo. No, e quindi erano delle persone molto interessanti. E così, legandosi a questi preti, decidono di battezzare col rito cattolico la loro figlia. La prima cosa cattolica, tra virgolette, che fa Alessandro Manzoni nella sua vita convintamente, no? Poi, in questo periodo, quindi, matura la sua conversione. La sua conversione non avviene, come dicono le leggende, diciamo così, perché un giorno si è rifugiato in una chiesa mentre c'era una festa. Sì, praticamente Napoleone Bonaparte aveva sposato appunto, un'aristocratica e quindi c'era stata una grandissima festa a Parigi, una folla immensa che occupava tutte quante le strade e lui non poteva sopportare la folla. Era agorafobico, cioè aveva paura della folla. E quindi si rifugia nel primo posto in cui può stare un attimino tranquillo e solitario, che era una chiesa. E quindi la leggenda dice che in questa chiesa, no, abbia pregato e si sia convertito. In realtà, però, come abbiamo spiegato, era un processo che durava già da anni, di una ricerca della verità, di un senso della vita, delle risposte alle domande essenziali dell'uomo. E di recupero della tradizione, ma in un modo profondo, non nel modo un po' esteriore che gli avevano proposto, insomma, i suoi professori, abbiamo detto. Quindi non è un'improvvisa illuminazione, è un lungo cammino spirituale. Sta di fatto comunque che nel 1810 si compie questo cammino spirituale e quindi Alessandro Manzoni si converte, nel senso che ritorna a quella che era stata la religione, ma questa volta perché ne era convinto lui, non perché gliel'aveva imposto il padre, la religione cattolica che gli avevano. E così cominciano queste conversazioni serali con questi preti, Degola e Tosi, che sono queste due persone che lui ammira come uomini, e quindi ammirandoli come uomini si avvicina anche alle verità della fede. Ecco quindi che Alessandro Manzoni non ama i trionfalismi della religione, le grandi cerimonie, poi come vedremo non ama per esempio il potere temporale della Chiesa, no? Ma gli piace invece moltissimo il valore morale del cristianesimo, no? Cioè come il cristianesimo cambia il comportamento delle persone giorno per giorno, no? Ecco, infatti abbraccia la forma rigorosa, austera e meditabonda del giansenismo. Se avete ad esempio il testo, questo testo qua, ecco, c'è proprio una scheda sul giansenismo in cui si spiega che cos'è il giansenismo. Sì? Ma lui quindi era affascinato da come era la religione, però non credeva. Ormai in questi anni il processo è andato avanti talmente tanto che è ritornato a credere.
Quindi ormai nel 1810 si compie questo processo e si converte totalmente. Anzi, addirittura questa conversione è talmente convinta che poi, come dire, innerva, cioè diventa importante anche per la letteratura, anche per tutte le cose che fa, no? Quindi da questo momento in poi ci crede, anzi ci crede moltissimo, ancora di più, no? Solo che abbiamo detto, questi giansenisti avevano una visione un po' pessimista della storia, no? Dicevano, guarda, però la storia è regolata dalle leggi della violenza, la legge del più forte, ad esempio, no? E quindi lui è molto influenzato da questa visione. La religione, comunque, è la risposta a quelle domande che lui, di cui lui voleva appunto una risposta, di cui ricercava una risposta, e non aveva trovato una risposta razionale, ragionevole e logica neanche negli scritti degli intellettuali illuministi che lui aveva frequentato o che aveva letto, no? Ecco quindi che arriva alla religione cattolica anche attraverso la logica, il ragionamento, non è una questione, diciamo, intimistica o pia, ecco, sì. La verità del cristianesimo non è una verità che si impone con la forza o è soggetta alle mode del tempo, riflette. Caspita, qui sono quasi 2000 anni che va avanti questa storia qui. Come mai? Vuole approfondire questo discorso, no? E scriverà anche un libro, no, su questo, no? Le osservazioni sulla morale cattolica. Come mai i cattolici si comportano in questo modo? Sono, non so, per esempio, rispettosi, sono riflessivi e non impulsivi, non so. Ecco quindi che sicuramente rimane comunque quella eredità illuminista che gli ha insegnato che bisogna usare la ragione, primo, gli ha insegnato che bisogna che trionfi la giustizia, no? Nel mondo, no? Queste cose qua gli rimangono e gli rimarranno sempre, le vedremo nel romanzo, no? Questa aspirazione alla giustizia, ad esempio, senz'altro. Però lui cerca di combinarle con il cristianesimo, no? Quindi con questa sua fede, che è una fede, dicevamo, convinta. Allora, la prima cosa che fa, dice, tutte quelle cose che ho scritto fino adesso in poesia, parlando di Giove, Venere, Minerva, Giunone, bene, non le scriverò mai più, perché sono cose false, sono cose che vengono da una tradizione letteraria, ma non hanno nessuna, non sono vere, insomma. E quindi da questo momento in poi dice, se devo scrivere delle poesie, scriverò al massimo delle poesie in cui si parla delle tradizioni, delle feste cristiane, no? E quindi delle cose in cui credo ormai, no? E non delle cose in cui non credo. E piano piano si avvicina anche al liberalismo. Quindi il liberalismo è un'ideologia in base alla quale, anzitutto, l'uomo è artefice della sua vita, è artefice dell'economia, quindi dei progressi, diciamo, dell'economia, quindi esalta l'intrapresa economica, l'individualità, no? La libertà dell'individuo, no? E queste cose ben si conciliano, quindi è come se lui avesse creato un suo modo di vedere le cose in cui stanno bene insieme l'illuminismo, il cristianesimo e il liberalismo. Il liberalismo ha molto a che vedere anche col romanticismo che sta adesso espandendosi, insomma, nella cultura europea. La libertà, per lui è fondamentale la libertà, lo vedremo, soprattutto quando parleremo della monaca di Monza, no? Quando vedremo che lei poteva scegliere. È l'uomo che sceglie, capite? In prima persona. Non c'è mai una situazione, un ambiente che ti costringe ad essere in un certo modo, a prendere certe decisioni. Sei tu che scegli, è importantissima la libertà dell'uomo, lo vedremo nel corso del romanzo. La colpa del male quindi non è nella società, ma è nell'uomo stesso che decide di fare il male. Quindi ci possono essere determinate condizioni che ti mettono su una strada sbagliata, ma tu puoi sempre decidere diversamente. Questa è una grande differenza con i giansenisti, che invece pensavano alla predestinazione, che se un uomo era predestinato, qualcuno sceglieva al posto dell'uomo, no? Per esempio, anche Dio dall'alto sceglie al posto dell'uomo e l'uomo non può farci niente. Manzoni dice no, non è vero, non è possibile questa cosa. Bene, revisione critica delle proprie idee. Manzoni è comunque uno che vede e rivede le sue idee e cambia spesso parere perché vuole riflettere sulle cose. Ad esempio, prima esaltava la rivoluzione francese,
Poi addirittura fece un saggio in cui scrisse le cose sbagliate della rivoluzione francese. Ricordate, abbiamo detto che nel 1801 aveva scritto quel poemetto, aveva pochissimo, 16 anni diciamo, no? Aveva scritto quel poemetto esaltando le idee della rivoluzione francese. Ebbene, poi scriverà un saggio sulla rivoluzione francese in cui dice, beh, ci sono certe cose che sono sbagliate, come ad esempio il terrore, la ghigliottina, eccetera. Oppure ancora sulla filosofia, sull'ateismo, sulla religione, no? Tutte le idee che aveva in precedenza, il meccanicismo per esempio, è un'idea in base alla quale la realtà, la natura, eccetera, è fatta di, in modo deterministico, le cose accadono per certi meccanismi e uno non ci può fare niente. No, invece lui dice no, ci deve essere un senso, una possibilità di cambiare le cose, un senso, un significato, un disegno. Ecco il finalismo cristiano, quindi un disegno provvidenziale sulle cose. Poi ancora sul romanzo storico. All'inizio è entusiasta di questa forma letteraria del romanzo storico. Poi invece scriverà un saggio sul romanzo storico dove si dice no, ho sbagliato a fare il romanzo storico dei Promessi Sposi. Perché o si fa letteratura, e allora si fa qualcosa di inventato, oppure si fa storia. Io ho mescolato troppo le cose. Sul Natale, prima fa una poesia, un inno sacro esaltando, no? la venuta di Cristo nel Natale, eccetera. Poi invece nel 1833 è come se dicesse a Cristo, ma scusami, ma tu mi hai dato una promessa di bene, di felicità e poi mi togli mia moglie. E quindi scrive il Natale del 1833 quando sua moglie Enrichetta Blondel muore. Enrichetta Blondel, dopo aver fatto una decina di figli, con Alessandro Manzoni, muore proprio anche per le conseguenze dell'ultimo parto, sfinita si può dire dall'ultimo parto, no? E lui è sconvolto da questa perdita, no? E se la prende anche con il Dio, con il Dio bambino del Natale, giusto per dire che rifà certe cose e ritorna sulle cose anche riflettendo e revisionando criticamente quello che ha fatto prima. Questo lo vedremo soprattutto col romanzo dei Promessi Sposi, che infatti ha tre stesure, perché lui continuava a scrivere, riscrivere, correggere e ricorreggere quello che aveva scritto. Anche sulla letteratura, quindi un grande letterato, un grande poeta, eccetera, ma quando uno, un certo Marco Cohen, gli chiese, senti, io non posso sopportare i miei genitori, perché? Perché io voglio fare il poeta, voglio fare il letterato come sei tu, Alessandro Manzoni, e invece i miei genitori vogliono farmi andare a fare economia e commercio, diciamo così, cioè vogliono indirizzarmi agli studi commerciali, no? Agli studi economici e agli studi commerciali. E sapete cosa dice Alessandro Manzoni a questo tale giovane Marco Cohen? Hanno ragione i tuoi genitori, perché anche l'economia è importante, no? Dice infatti. No, è vero, no, sto un po' banalizzando. Però lui scrive questa lettera in cui dice non tutti devono essere poeti o letterati, perché in base a quelle idee sul liberalismo di cui abbiamo parlato prima, egli dà un valore notevole anche all'economia. Beh, insomma, adesso vedo che lo stai giudicando negativamente Alessandro Manzoni. Beh, però in questo contesto. Se io vado da un calciatore e gli dico voglio fare il calciatore, i miei genitori vogliono mandarmi al liceo scientifico, mi dice segui, allenati, cerca di vivere, cioè non mi dice c'entra. Beh, puoi fare così, tu vai al liceo scientifico e nello stesso tempo cerca di portare avanti la tua passione. Vediamo un po', verifica, ecco. Verifica bene, ecco, sì, voleva dire anche questo. Insomma. Ecco, dicevamo, anche sul cattolicesimo, ecco. Sul cattolicesimo anche lui, anche lì cambia idea, no? Rispetto a quando era giovane, no? Aveva criticato moltissimo la religione cattolica, no? Poi ancora, non è che una volta che si converte al cattolicesimo è d'accordo su tutto quello che fanno i cattolici. Per esempio, allora c'erano dei cattolici che dicevano che lo Stato d'Italia, il nascente Stato d'Italia, doveva essere messo nelle mani del Papa, che doveva creare una confederazione con a capo il Papa, cosiddetti neoguelfi. Bene, lui non era affatto d'accordo con loro, no? Anzi, era stato contento che invece l'Italia
fosse stata unificata sotto i Savoia, tant'è vero che diventò un senatore del nascente Regno d'Italia. Attratto... cosa ridi? Continuate a ridere. Non so cosa c'è da ridere. Attratto dal rigore morale del giansenismo e dal senso del mistero di Blaise Pascal, vuole che non ci siano compromessi fra ideali cristiani e politica. Lui dice: non c'entra niente la religione con la politica, quindi la religione deve rimanere nell'ambito spirituale. È un po' questa cosa, la vedremo anche l'anno prossimo con Dante, no? Quindi un po' l'idea è un pochettino anche questa, perché lui dice: non ci devono essere compromessi fra gli ideali e la politica è fatta anche di compromessi. È inutile parlare di principi religiosi se uno non mostra questi principi nella vita di tutti i giorni. Ecco perché lui era così interessato alla morale, soprattutto cattolica. Quindi non era interessato, che ne so, alla politica dei cattolici, no, era interessato al comportamento, no? La cultura è a servizio della crescita morale dell'umanità, senz'altro. Ma lui è anche molto critico con la cultura, lo vedremo soprattutto nel romanzo dei Promessi Sposi, laddove, per esempio, il latino, no? Il latino non ci fa una bella figura nel romanzo dei Promessi Sposi, lo vedremo, il latinorum con il quale Don Abbondio cerca di ingannare Renzo. Oppure Don Ferrante, che è l'intellettuale del tempo, che però, insomma, si interessa di magia o stregoneria o altre cose assolutamente... È lo stesso Sarto, il Sarto che dice: io ho letto dei libri, ho letto 3 libri, no? Ma questa cosa non è la cosa per cui noi ricordiamo quel personaggio. Ricorderemo il personaggio del Sarto per altre qualità. Ok. È romantico, nel senso che abbiamo detto che abbraccia le idee del romanticismo. Però i suoi amici entrarono dentro una polemica contro i classicisti. Ebbene, lui si teneva sempre un po' lontano dalle polemiche, si teneva lontano dagli scenari pubblici, perché era un uomo che voleva stare anche abbastanza appartato. Quindi non si coinvolge in modo diretto e militante nel movimento dei romantici. Non accetta compromessi col potere, con nessun potere, non è il cantore di nessun politico, e questo lo vedremo nella poesia del 5 maggio, quando spiega che non è né un napoleonico né un antinapoleonico, non si mette né nella schiera di chi esalta Napoleone e neanche nella schiera di chi, approfittando della situazione, ormai Napoleone o è imprigionato, esiliato o è morto, si mette a denigrarlo. No, lui vede le cose, vuole vedere le cose da un suo punto di vista, non vuole mettersi in nessuno schieramento. Non accetta compromessi con la propria coscienza, è coerente con i suoi ideali, con i suoi valori. Ad esempio, come rendere la vita giusta, corretta, responsabile? Come fare in modo che le cose vadano meglio, no? Sulla terra? Questo è l'imperativo morale che lo sospinge. Quindi la sua non è una letteratura di convenienza, di evasione. Non si leggono i Promessi Sposi per evadere, no? Ma si leggono i Promessi Sposi, ecco il motivo per cui noi leggiamo quest'anno i Promessi Sposi, per imparare delle cose importanti sulla giustizia, ad esempio, no? Sul vivere correttamente, sul comportarsi lealmente nella vita, in modo responsabile. Eh sì, perché ragazzi, scusate, il matrimonio per Manzoni voleva dire questo, voleva dire responsabilità. Quindi non è un, come dire, un vivere belli, felici, contenti, tutti... Non è una storia d'amore sentimentale, è un amore che non ha niente di sentimentale, tant'è vero che addirittura non si baciano Renzo e Lucia, non si abbracciano neanche quando si salutano, non si vedono per 2 anni, non si abbracciano, perché il loro amore è fondato su altro, su qualcosa di più solido, secondo Manzoni. E loro condividevano delle idee, condividevano un progetto di vita e anche la... Quindi secondo uno che le mie stesse idee mi innamoro, cioè l'amore... Vabbè, sicuramente c'era anche il sentimento, ma è un sentimento che non si esprime... Chi è che sta parlando? È un sentimento che non si esprime con baci, abbracci, carezze e cose del genere, ma si esprime con i fatti. Anche in questo lui è molto lombardo, milanese in un certo senso, no? Nel senso che evidenzia quelli che sono
gli aspetti pratici, concreti della vita, no? E quindi si dimostra l'amore anche con i fatti concreti, non con le smancerie. Ecco, ecco, con gli inni sacri, queste poesie che lui scrive appunto una volta convertito, no? Scrive delle poesie sulle feste religiose dei cristiani, proprio a testimoniare che vuole allontanarsi da quella che è la letteratura del tempo, in cui invece, come abbiamo detto, prevaleva la mitologia. Poi scrive delle tragedie, che sono la Delchi e il Conte di Carmagnola. Le tragedie rappresentano un primo esempio di integrazione fra storia e invenzione. Quindi adesso dice, non scrivo più poemi, tantomeno poemi mitologici, adesso non scriverò più neanche poesie, dice, vabbè, ho scritto questi inni sacri, ma voglio scrivere di storia. E quindi, per esempio, prende la storia dei Longobardi, ispirato dalla storia dei Longobardi, scrive la Delchi. Oppure prende una vicenda, insomma, avvenuta tra la Repubblica Veneta e i Milanesi in epoca medievale, e scrive il Conte di Carmagnola. Insomma, vuole scrivere qualcosa di letteratura, ma collegato con la storia. Evidentemente poi questo lo porta al capolavoro, che è il suo romanzo. Bene, il romanzo ha un'elaborazione molto complessa, nel senso che tra il 21 e il 23 incomincia a venirgli in mente di scrivere il romanzo e comincia a scriverlo, no? Però è, come dire, ancora molto grezzo, nel senso che scrive tante cose, anche tante vicende, eccetera, ma non riesce a metterle insieme con un filo del racconto coerente, unico, lineare, no? Scrive tante storie un po' separate, no? La storia, per esempio, di Gertrude, la monaca di Monza, la storia del Conte del Sagrato, poi le mette insieme in un romanzo che però ancora un po' grezzo. Scrive questo romanzo in cui il protagonista non si chiamava ancora Renzo Tramaglino, ma si chiamava Fermo Spolino. Sempre comunque ha a che vedere questo suo nome con il lavoro del filatore di seta, no? Perché Renzo era un filatore di seta. Insomma, scrive questo romanzo del Fermo Lucia non contento di quello che ha scritto, manda una copia ai suoi amici e dice: sentite, prima di pubblicare questo romanzo vorrei sapere un vostro parere, che cosa pensate di questo romanzo che io ho scritto, no? E gli amici gli danno anche dei suggerimenti. E solo dopo questi suggerimenti, dopo anni e anni di revisione, solo nel 27 scrive la prima edizione dei Promessi Sposi. Quindi ricordatevi, tre stesure e due edizioni. Tre stesure vuol dire dal 21 al 23 Fermo Lucia, poi l'edizione del 27 e l'edizione del 40, perché le edizioni sono due, capite? Il Fermo Lucia è stato pubblicato, per esempio adesso lo potete andare, se andate in una libreria potete chiedere il Fermo Lucia, potete trovarlo, è stampato, eccetera. Ma lui non l'aveva fatto stampare, capite? Perché era rimasto come una specie di bozza, no? Bene. Per Manzoni il modello della lingua italiana era il fiorentino parlato. Lui dice: voglio scrivere un romanzo che sia capito da tutti, dal popolo. Attenzione però, ovviamente per popolo si intendeva la borghesia allora, perché la classe invece dei proletari era analfabeta. In Italia c'era il 95% delle persone di analfabetismo, no? Delle persone non sapeva leggere e scrivere, no? Quindi dice: comunque, questi borghesi, ma non solo di Milano o di Firenze, ma anche quelli del sud, del centro Italia, eccetera, devono poter leggere il mio romanzo. Che lingua uso? Voglio usare il fiorentino che si parla a Firenze. E quindi va proprio anche a Firenze a sciacquare i panni in Arno, cioè vuole correggere, insomma, il suo testo nel senso del fiorentino parlato. Vuole imparare la lingua del fiorentino, perché lui è milanese, no? L'ha visto, non sappiamo. Vuole imparare il fiorentino, vuole imparare il toscano e vuole imporla anche come lingua dell'Italia nascente. In realtà invece questo suo progetto di lingua non corrisponde a quella che sarà la realtà, nel senso che la lingua italiana, così come si imporrà nei secoli dell'Ottocento e del Novecento, non sarà il fiorentino parlato, ma sarà una specie di compromesso in cui addirittura compaiono magari anche delle cose dei dialetti dell'Italia settentrionale.
Per esempio, in fiorentino sbagliare si dice fallare, no? Allora lui corregge i suoi promessi sposi scrivendo fallare invece di sbagliare, no? E quindi lui ha sbagliato in questo senso, nel senso che ha utilizzato un termine che poi effettivamente è del fiorentino parlato, ma non corrisponde all'italiano, no? Quindi dice, fa mettere in bocca a Renzo questo verbo toscano, dice. Renzo parla con Don Abbondio e dice, posso aver fallato, nel senso di posso aver sbagliato, no? Ma è chiaro quindi che questa sua scelta è un po' forzata, perché poi la lingua italiana, dopo il reclutamento del servizio militare unico nel Regno d'Italia e dopo tantissime altre vicende, comprese la radio e la televisione, si formerà in un modo un po' diverso rispetto a quello che lui aveva pensato, no? Ecco qui la cosa che, insomma, che vi ho spiegato. Comunque, questo romanzo è straordinario, cioè innovativo, anche non solo nel panorama della storia della letteratura italiana, non c'era mai stato un romanzo del genere, ma neanche nella letteratura europea, quindi mondiale, perché allora l'Europa era un po' all'avanguardia nel campo della cultura. Nel senso che per la prima volta diventano protagonisti due umili. Fino ad allora, nella letteratura, potevano essere gli umili protagonisti solo di commedie di basso livello sociale, appunto, no? Invece adesso diventano protagonisti di un romanzo. Fino ad allora, invece, nei romanzi, i protagonisti o erano cavalieri o erano nobili, quindi persone di alto lignaggio, no? Invece adesso una contadina, Lucia Mondella, Mondella da Mondina, è un filatore di seta, Renzo Tramaglino da Maglie, no? Appunto. Anche se Gramsci quindi parla di paternalismo illuminato, perché Manzoni è figlio di un conte, sì, sarà anche figlio di un conte e guarderà gli umili dall'alto della sua classe aristocratica, eccetera. Però è il primo a rendere una contadina e un filatore protagonisti della sua storia, quindi personaggi umili. Bene, dicevamo che ci sono tre stesure e due edizioni. La prima stesura è quella del Fermo Lucia, mi ha detto 21, 22, 23, dove però le storie indipendenti, ad esempio della Monaca di Monza, del Conte del Sagrato, occupano uno spazio esorbitante, poi verranno ridimensionate. E poi ci sono troppi lombardismi, arcaismi in questa prima edizione. Poi c'è la seconda stesura, chiamiamola così, gli sposi promessi, non so, quella del 27, no? Dove proprio si fa l'impianto dei 38 capitoli che noi leggeremo anche quest'anno, no? Poi c'è l'edizione del 40, in cui lui non fa altro se non riprendere l'edizione del 27 e correggere anche proprio a penna su una delle sue copie dell'edizione del 27, nel senso della fiorentino parlato. Poi dice, caspita, è stato un successo l'edizione del 27, adesso mi faccio furbo, cioè faccio una nuova edizione io, la pubblico io, così tutti i soldi me li prendo io, perché allora non c'erano i diritti d'autore. Quindi, e quindi non aveva fatto gli pasti qua da stampare, non ci aveva guadagnato nulla. Non ci aveva guadagnato quasi nulla, sì, sì, esatto. Sì, no, perché c'era stato solamente il contratto con una casa editrice, solo che è come quando Checco Zalone ha fatto il film con quella casa cinematografica, no? Si è messo d'accordo con la casa cinematografica per un forfè, un compenso, diciamo così. Poi però il film ha avuto un successo strabiliante 100 volte di più rispetto a quanto patuito in precedenza. Ma chi? Adesso non sto facendo, esprimendo giudizio su Checco Zalone. È un esempio, sì. È la stessa cosa era avvenuta a Alessandro Manzoni. Dopo, no? Se l'è fatto da solo. Dopo si è fatto da solo per poter guadagnare lui, no? Solo che non ha funzionato perché costava troppo l'edizione del 40 e quindi poi i napoletani hanno subito fatto una copia che distribuivano a un prezzo 100 volte inferiore di questa edizione del 40 e così nessuno comprava la sua edizione, che era un'edizione bellissima con delle illustrazioni eccezionali, no? Ma costava troppo, so. Vabbè. Allora, vi ricordate quello che abbiamo studiato l'anno scorso sul narratore onnisciente? Ebbene, il narratore dei Promessi Sposi è proprio un bel esempio di narratore onnisciente,
cioè che sa tutto quello che fanno i suoi personaggi, che dirige dall'alto, no, la scena. È un intellettuale colto dell'Ottocento. Sul nostro libro, che insomma, che abbiamo adottato, o meglio consigliato, no, il nostro curatore Alberto Brasioli sottolinea più e più volte il fatto che nel romanzo lui non dice, non, questo narratore non si autodefinisce Alessandro Manzoni, ma è genericamente un intellettuale colto dell'Ottocento. Sta di fatto comunque che invece nel titolo questo nome c'è, nel senso che il titolo proprio esteso del romanzo è Promessi Sposi, storia milanese rifatta da Alessandro Manzoni, quindi nel titolo compare invece il suo nome e il suo cognome. Storia rifatta perché, come spiegheremo la prossima volta, sarebbe stata presa da un anonimo del Seicento e poi sarebbe stata tradotta nella lingua moderna. Il romanzo completa così il percorso iniziato con le tragedie. Letteratura più storia, romanzo storico. Stavolta non ci sono più solo personaggi delle classi sociali più elevate. Nella Delchi, appunto, il personaggio principale era Delchi, che era il figlio del re Desiderio, il re dei Longobardi, Carlo Magno, Ermengarda, re, regina, eccetera. Nel conte di Carmagnola, appunto, il personaggio principale è un conte, al massimo ci sono i senatori della Repubblica Veneta, no? Qui no, invece i protagonisti sono personaggi umili delle classi sociali meno elevate, che non si trovano nei documenti storici, perché nei documenti storici troviamo, si parla di Adelchi, di Desiderio, del conte di Carmagnola, eccetera, ma non troveremo mai un Renzo, una Lucia nei documenti storici. Quindi sono, diciamo, personaggi senz'altro inventati, ma che sono realmente vissuti, cioè sono vissuti dei Renzi e delle Lucie, cioè delle persone che avevano delle caratteristiche simili a quelle che... La volta prossima vedremo l'istoria, l'istoria con la H e la I, voi che studiate latino, quindi sapete il termine latino, è la storia, la grande storia dei grandi, no? In cui non trovano mai posto, non trova mai posto la gente del popolo, gli umili. E invece Manzoni vuole dare voce anche agli umili. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.